Buonasera, Shavua Tov. Dobbiamo finire la parasha, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato ieri. E allora voglio fare un recap, un discorso molto molto breve su quello che abbiamo discusso ieri, perché è importante che abbiamo un seguito di quello che abbiamo detto ieri. E si parla adesso dell'esodo, della prima porzione. Siamo in un momento completamente diverso. È morto Giacobbe, è morto Yosef. Il popolo è in Egitto e il popolo sta soffrendo moltissimo perché il faraone ha deciso che non gli piace un nuovo faraone o uno che ha dimenticato o vuole dimenticare. E abbiamo tante persone che sono così, che oggi tu fai una cosa buona e domani non ti riconoscono. Allora, il faraone. Ci sono tanti discorsi dal punto di vista dei saggi che quando parlano di un nuovo faraone, che è uno che infatti non ha bisogno di essere faraone, ma si è comprato la posizione, infatti non è importante. L'editto è che si deve ammazzare i bambini maschi, abbiamo parlato di Pua e Shifra, abbiamo parlato che sono in verità Miriam e Yocheved, abbiamo parlato del fatto che è nato Mosè e che lui era nella nascita, era già circonciso, era buono, la madre Yocheved ha visto immediatamente che quello non è un qualsiasi, tra virgolette, bambino, perché nessun bambino è qualsiasi per una madre, ma quello era già circonciso e c'era una radiazione di luce in tutta la casa. E allora lei l'ha messo via, così nessuno lo può vedere, fino a 3 mesi, a 3 mesi non poteva più. Miriam lo ha messo in una scatola. La scatola ha messo vicino al Nilo, non attualmente dentro, ma dentro in un momento quando la figlia del faraone ha fatto un bagno nel Nilo e ha dato al Nilo una altra spiritualità oltre della idolatria, perché lei si vuole lavare via l'idolatria del suo padre. Intanto lei in questo momento vede la scatola, prende il bimbo, vede ovviamente immediatamente che è un bimbo ebreo, dice così, e Miriam va da lei, dice che lei ovviamente vuole aiutare perché il bimbo ha bisogno di latte, ha bisogno della lattatrice. Mosè viene messo con la mamma viene pagato. Tutto un affare molto, molto buono per tutti, fino al momento che all'età di 11, lui viene preso al palazzo. Il faraone vede immediatamente che lui è molto brillante, gli dà lavoro di grande stima e il prossimo paragrafo già inizia che Mosè ha 20, 20 anni, va fuori, vede un egiziano che dà le botte a un ebreo e lui si guarda intorno, non vede nessuno, uccide il egiziano, lo mette nella sabbia e
pensa che nessuno ha visto. Invece, il giorno dopo si vede che lui esce ancora per vedere il suo popolo come vivono. E questo è un momento interessante perché lui sta nel palazzo, è un principe egiziano, ma sa dall'inizio, dentro della sua anima, che lui è un ebreo e la Torah non dice che la madre adottata gli ha parlato del fatto che lui è ebreo. Non c'è neanche una discussione che quando lui è cresciuto nella casa, ovviamente, della madre, del padre, non c'è nessun discorso. Allora, per arrivare alla sapienza di questo ci vuole la Kabbalah, ci vuole il Midrash, ci vuole i saggi perché ci illuminano. Da dove viene questo sentimento di Mosè a sapere che lui è ebreo? Dopo abbiamo parlato dei grandi problemi che hanno gli ebrei perché sono diventati molto forti e il faraone dice: ah, quelli vanno a prendere la parte con i nostri amici e saranno contro di noi. E allora ha paura, così lui dà un editto che tutti i maschi devono essere ammazzati. E Shifra e Pua, Miriam e Yocheved non fanno questo, vanno contro il re chiama loro, dicono: ma sai, le donne ebree non hanno bisogno di noi, loro fanno 6 figli in una volta, loro sanno esattamente che cosa fare. Allora non è per noi a uccidere. E allora, non so se abbiamo parlato di questo, ma i magici del faraone gli hanno detto che il salvatore del popolo ebraico verrà dall'acqua. E allora così lui ha dato l'editto che si deve buttare i bambini nell'acqua. Il popolo soffre moltissimo e piange. Siamo arrivati a questo punto ieri dove abbiamo parlato del pianto del popolo, diverso della preghiera del popolo, perché il pianto arriva direttamente al Kiseakavod, al trono di Hashem. Con questo si è rotto il computer. Ho tentato 2 o 3 volte, ma non sono riuscita a riconnettermi. Allora, noi siamo adesso al punto dove, dopo il crimine, ovviamente il faraone ha saputo di questo e vuole uccidere a Mosè. Mosè è in fuga e lui va a Midian, e in questa parte della Torah Mosè è pastore del suo suocero Yitro, è il governatore di Midian, e lui prende la sua gregge nel deserto e lui è arrivato alla montagna di Dio. In questo momento si cambia la vita, si cambia il
l'essere di Mosè, che allora si è sposato ovviamente con la Zipora, ha già un figlio che si chiama Ger, abbiamo parlato di questo, ma adesso siamo al punto dove Hashem vede e sa che il pastore per il suo popolo deve essere Mosè, perché lui ha detto: se tu tratti una delle tue gregge così, allora tu sei anche per il mio popolo il pastore giusto. E allora Dio è scritto, Dio vede a lui e lo chiama Mosè, Mosè, e Mosè dice: sono qui. Come Abramo ha detto: sono qui. Come Isacco e Giacobbe hanno detto: io sono qui. Dio chiama e Mosè dice: io sono qui. E lui vede, ovviamente, roveto con fiamma, un roveto che non si consuma della fiamma. E in questo momento Hashem lo dice: non vieni più vicino, prendi i tuoi sandali fuori dei tuoi piedi, perché il posto dove tu stai camminando è un posto sacro. Anzi, dice, di terra sacra. E lui dice: io sono Dio del tuo padre, Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. E Mosè copre la faccia perché ovviamente ha paura di vedere Dio. Difficile questa cosa, no? Perché noi non abbiamo questa relazione e noi non ci copriamo, ma anche quello non è vero, perché i maschi ebrei, quando sono in sinagoga e iniziano le preghiere, si coprono. Sono coperti anche nella testa. E allora, quando una persona sente che Dio sta chiamando, sicuramente ha paura. Ma Dio dice, in parole molto povere, io faccio la traduzione: io vedo, ho visto la sofferenza della mia nazione che è nell'Egitto, e io ho sentito il pianto causato da quelli che gli fanno pena e quelli che li abusano. Io verrò, scenderò. Attualmente la parola è: io scenderò per ricattare a loro dalle mani degli egiziani e portarli a quel posto, a quel paese
paese per un buono, spazioso paese dove questo paese è pieno e flow come acqua, latte e miele, il posto dei caniti, i titi, amoriti, periziti e chiviti e gebusiti. In altre parole, dall'inizio Hashem dice: questo, quello sarà il paese del mio popolo. Io, Dio, scenderò e li prendo fuori. Un discorso? Sì o no? O no, o sì. Il discorso è abbastanza chiaro di quello che sta succedendo. Abbiamo ancora problemi con Vodafone. Vodafone veramente mi sta facendo molto, 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 molti problemi. Intanto io continuerò e spero che voi mi sentite perché mi dice qui che sta cercando a riconnettare. E allora qui c'è il discorso di Mosè. Mosè dice: mi dispiace, io non sono la persona per fare questo lavoro per te. Immaginati che Dio viene e Dio ti dice: fai una cosa per me, e tu lo dici: sorry, non posso perché non sono la persona. Non posso parlare, non ho la bocca, non palpetto, non mi so spiegare. Dio lo dice: ma tu non ti preoccupare. Perché io vengo con te, io sono con te, come lui ha detto a Abramo, ha detto a Isacco, ha detto a Jacob, io sono con te. Allora non ti preoccupare, ne facciamo e così ci sarà. Mosè non è abbastanza convinto di questa cosa. E lui dà spiegazione perché lui dice: ma se io vengo e se io dico che io vengo da te, chi devo dire, da chi devo dire che vengo? E allora Hashem dice: tu non ti preoccupare, Ehyeh asher ehyeh, io sono quello che sono. Il nome mio è il padre di Abramo, Isacco e Jacob. Dirgli che questo è quello sono io. E loro ti capiranno perché si ricordano. È una cosa molto importante da dire che anche se il popolo è stato circondato da idolatria, dal posto peggiore del mondo, loro sono rimasti fedeli, fedeli a Hashem. Non si sono sporcati e per questo motivo Hashem li ha ascoltato. Hashem viene per aiutarli e sceglie a Mosè di farlo. E allora Hashem lo dice: senti, tu vai, il tuo fratello Aarone va a incontrarti,
Tu prendi con te il bastone, io ti mostro come si usa il bastone per i miracoli, per le piaghe, per tutto quello che io ti dico. E tu dici questo a Arone, Arone sarà con te, sarà il tuo interprete, se vuoi. Ma tu non ti preoccupare per niente. Quello che tu dici con la mia autorità e vai. E allora, alla fine, Mosè vede che non qui, non c'è da scappare. Dio ha scelto e quando Dio sceglie, noi dobbiamo accettare. E quando Dio ci dà una missione da fare, noi accettiamo, ognuno di noi accetta. Anche se tu ti metti contro, alla fine accetterai. Non c'è dubbio nella mia mente per niente, perché io mi sento e mi ho sentito da tanto, tanto tempo che la mia missione è la voce, la mia missione è di portare e di dare questa conoscenza, che è una conoscenza di Dio, che è un dono di Dio, che Lui ha incaricato a me per condividere. Per questo scrivo i miei libri e perché per questo motivo ho fatto questo enorme trasloco che mi sta costando tanto, tanto, tanto di pace nella mia vita, ma io lo so che la decisione non era la decisione mia, ma era una decisione divina che è stato incaricato a me. E per cui tutto quello che faccio e tutto quello che farò, come Mosè ha fatto e come ognuno di noi fa, è di vivere la missione e la volontà di Hashem. A questo punto, noi arriviamo al momento dove lui dice a Hashem, per favore, maestro mio, mandi qualcuno che tu mandi sempre, Arone, o in alternativa, mandi per favore un'altra persona che si chiama Meshach, che è il Messia. E Dio è diventato molto arrabbiato con Mosè e lui dice: io conosco Arone, il tuo fratello, il Levite, e lui parlerà per te. Quando tu torni in Egitto, lui verrà a dirti shalom e sarà molto molto felice di vederlo, di vedere, tu sarai felice di vederlo, lui sarà felice di vederti, tu parlerai con lui e tu metterai le parole dentro la sua bocca. Io sarò con la tua bocca e con la sua bocca e io farò l'istruzione per tutti e due voi che cosa dovete fare. E qui non c'è niente da fare. Mosè prende la moglie e il
L'animale famoso che voi sapete, un animale che su cui verrà a Mashiach, un animale che non si pensa mai, è il niente di niente, come ognuno di noi è un niente di niente, ma è un tutto, è un mondo. E l'asino viene usato nella Torah tante volte, eh? E ogni volta l'asino è più brillante di quello che è seduto su di lui. Arriviamo a una storia con Balak e Balaam e noi vediamo, incontriamo lo stesso asino, perché Hashem usa sempre lo stesso asino. Intanto lui va via da Midian. Prende ovviamente il permesso del suo suocero, perché l'avevo promesso che non andrà via da Midian senza il suo permesso, e capendo che Mosè deve andare, Yitro lo dice: vai, Beshalom, vai nella pace. E così lui torna con i due figli, la sua moglie e l'asino, con il bastone nella mano. E dice Hashem: quando tu torni in Egitto, pensi su tutti i miracoli che io ho messo nella tua mano per farlo di fronte a Faraone. Ma sappi dall'inizio che io farò il cuore del Faraone molto molto forte, e lui non ti lascia andare, non lascia andare il popolo. E quello è quello che faccio io, Dio, per mostrare che io sono il Dio. Quando si prende la Torah e quando si studia e quando si ha veramente un feeling per quello che è la parola di Hashem, e si vede come Hashem si comporta con noi e perché e quando e che cosa dobbiamo fare noi, veramente vediamo che non c'è un altro modo, eh? Mosè, Aaron portano adesso, si incontrano ovviamente e portano la novità della redenzione ai vecchi del popolo. Vecchi del popolo, non possono credere perché ovviamente Mosè mostra i segni che Hashem lo ho fatto conoscere di fronte agli occhi del popolo, e il popolo crede. Una grande gioia che adesso è venuto il momento della redenzione. Dopo di questo, Mosè e Aaron vanno al faraone e dicono: traduzione. Questo è quello che dice Dio, il Dio di Israele: mandi fuori la mia nazione
lascia che loro sacrificano per me nel deserto. Risponde Faraone: Chi è Dio? Perché devo io ascoltare la sua voce e lasciare Israele andare fuori? Io non conosco quel Dio e io non lascerò il popolo. Senso? Tu vieni a me e tu mi dici: io sono Dio, lasci via andare il mio popolo. Psh, ti guardo, ma sei matto tu? Di dove vieni? Chi è questo Dio? Allora la situazione è molto molto umana e lui dice, Faraone dice a Aarone e Mosè: andate via voi, fate voi il vostro lavoro. E non disturbate il lavoro del popolo. E a questo punto lui si decide di dare ancora di più responsabilità, di più fa una situazione peggiore per il popolo perché. Ovviamente se loro hanno questo Dio, se hanno questo Dio possono anche fare di più e allora lui non gli dà la paglia, loro devono fare i mattoni esattamente come prima, un discorso peggio dell'altro e il popolo soffre ancora di più. E viene a Mosè e dice: Ma perché tu stai facendo questa cosa? Noi dobbiamo adesso fare il lavoro senza la paglia e la situazione è peggio di prima. Tu ci hai promesso redenzione. E Mosè va a Dio e lui dice: Oh Dio, perché stai tu maltrattando il tuo popolo? Perché tu hai mandato a me? E quando io ho parlato di te, da te al faraone, lui sta maltrattando il popolo ancora di più e tu non hai salvato il popolo. Dice Hashem a Mosè: Adesso tu vedrai che cosa farò io a Faraone con una mano forte. Lui li fa uscire, anzi, lui li butta fuori, li vuole fuori del paese. Non temere. E così noi finiamo la parasha. Amici, essere un ebreo non è una cosa facile. Vivere con il nostro Dio e le nostre leggi non è facile. Il mondo non va a dimenticare chi sono, di dove veniamo e chi ci guida. E anche se noi vogliamo dimenticare, sicuramente Hashem non lascia a noi mai a dimenticare. Un giorno, Be'ezrat Hashem, con l'aiuto di Dio, quando noi lavoriamo insieme,
Noi discutiamo quello che in questa porzione dice Kabbalah. Perché il Rabbi Shimon Bar Yochai, l'autore della Kabbalah, dello Zohar, mostra e dimostra quando viene Mashiach, ci dà la data di dove viene, come sarà il mondo quando viene. Ci dà esempi di guardare intorno a noi? E quello che è la verità, siamo molto, ma molto, molto, molto vicini. Tutto quello che sta succedendo nel mondo è un altro Egitto e noi ancora siamo dentro l'esilio, ma come Hashem ci prende fuori dall'Egitto e ci ha preso fuori da Babilonia, ci prenderà anche fuori dall'esilio romano in cui ci troviamo in questo momento. Ognuno di noi ha un compito. Ha un compito speciale che nessuno altro può fare, senza gelosia, senza malpensiero, ma andando dritto, dritto, dritto nella strada di giustizia e della verità e credere ogni momento che Dio c'è, ci guarda in tutto quello che noi facciamo, non sei mai, mai da solo. E anche se le cose non vanno bene, non temere, perché c'è una ragione che tu devi imparare come il popolo ha dovuto e deve imparare quello che è la volontà di Hashem. La settimana prossima, Be'ezrat Hashem, io parto domenica per Macerata, per il giorno della memoria. Il mio compito sarà di essere testimone, di dare testimonianza della mia vita come figlia della seconda generazione con tutti e due genitori sopravvissuto al campo concentramento Bergen-Belsen. È un compito enorme. È un momento nella mia vita molto, molto particolare perché è la prima volta dopo che sono venuta a essere residente in Italia. Vengo invitato per una cosa del genere. Sarò anche alla comunità di Ancona e dopo farò una presentazione della voce del Giro Vogue Motion, del mio lavoro, all'Università di Macerata, al Dipartimento della Fonetica. Intanto, noi, ognuno di noi, come io vi ho detto adesso, abbiamo una missione. E se noi vogliamo che Hashem si rivela, e questo è il nome della prossima parasha, Vayera, la parola che vuol dire io mi rivelo, quello è Hashem, come noi riveliamo ogni giorno uno all'altro a noi stessi. Bezrat Hashem, una settimana di bontà, una settimana di gioia.
una settimana di pace in tutto il mondo, una settimana umano, fratello, amico, nemico diventa amico. Per tutti quelli che hanno bisogno, un refuah shlemah, di essere sani e salvi, e ho un amico particolare che si chiama Mimmo, che voglio dedicare veramente una guarigione immediata. E noi ci vediamo la settimana prossima con l'aiuto di Dio, anzi è già, siamo già nella settimana prossima, e facciamo per le 21. Penso che è un tempo migliore, avete più tempo, anch'io, e ci vediamo per la parasha, per la porzione, per il capitolo importantissimo, ovviamente, Vayera. Buonasera, Shavuot.